Ciao! Allora, oggi preparo il pranzo insieme a voi. Sono da sola perché ovviamente Gianni è a scuola. È uscita alle 12, però aspetta come sempre Salvatore a luna, quindi arriverà sempre dopo l'una e mezza. Comunque, allora, io devo preparare solo la pasta perché mio padre ha già preparato il secondo. Oggi mangiamo le cotolette di pollo. Mi sembra. Però che non è pollo, è tacchino, se non sbaglio. Comunque, ne fate anche tante. Vabbè, in caso se avanzano le mangiamo stasera a cena, perché sono davvero troppe. E niente, le ha già preparate, devo solo friggerle. Solo che mi ha detto di non farlo, perché le vuole fare lui quando arriverà a mangiare Salvatore, così le mangiamo calde. Quindi queste le metto da parte perché non posso fare niente, non posso neanche friggerle. Aspettate che le metto qui. Mi ha detto di non farlo, quindi io non lo faccio, evito. E comunque, oggi sempre mio padre ha comprato la pancetta, questa arrotolata dell'Eurospin, e quindi faccio la pasta alla carbonara per loro. E invece per me farò la pasta alla matriciana. Io voglio cambiare, non voglio mangiare sempre pasta alla carbonara. E quindi tanto più o meno è la stessa cosa, solo che invece di mettere l'uovo, cos'è successo? No, niente, allora state tranquilli, mia mamma sta pulendo una scala e niente, tutto a posto. Ha fatto solo un rumore, vabbè. Allora, a parte questo, vi stavo dicendo, ho comprato questa pancetta arrotolata. Di solito noi prendiamo o questa o quella a cubetti, tagliata tipo a cubetti, ma tanto sono buone entrambi. Lui ha preso questa stamattina, quindi faremo questa qui. Poi per me metto anche un po' di cipolla, adesso vi faccio vedere tutto. Comunque, a parte la pasta, io stamattina non mi sento tanto bene, non ho raffreddore, mal di gola, per fortuna l'influenza mi è passata, anzi mi è durata parecchio, mi è durata più di 3 giorni, la febbre per fortuna mi è durata solo 2 giorni, ho avuto la febbre alta, infatti mi avete scritto nei commenti, mi avete detto che io non dovevo prendere la tachipirina se ho solo raffreddore, se ho mal di gola, che devo prendere la tachipirina solo se ho anche la febbre. Io ho preso la tachipirina perché avevo anche la febbre, solo che mi è venuta dopo, cioè all'inizio avevo solo un po' di mal di gola, poi dopo circa metà giornata mi è venuta anche la febbre, quindi poi ho preso la tachipirina. Comunque vi stavo dicendo, sto male. Ho la pancia praticamente gonfissima stamattina, guardate, per il ciclo, quindi niente, sto male per questo stamattina. Mi passa una cosa e poi me ne viene un'altra, vabbè. Non so se anche voi soffrite per i dolori da ciclo, ecco, ma io ne soffro tantissimo. Ad esempio, Jenny no, io sì. Però cosa possiamo fare? Nulla. Cioè, sono dolori sopportabili, infatti io non ho mai preso medicine, ecco, per il ciclo, perché tanto sono appunto dolori che riesco a sopportare, non sono dolori proprio bruttissimi, ecco. Quindi cerco di evitare di prendere medicine, se è una cosa che posso sopportare, ovviamente. Allora, a parte questa piccola parentesi, nel frattempo ho finito di tagliare tutta la pancetta. Ok. Mi serve una pezza, vabbè, non c'è in questo momento una pezza, non fa niente, poi laverò dopo le mani. Ovviamente prima di tagliare la pancetta ho lavato le mani, quindi ci tengo a precisare questa cosa. E comunque ho già preso 2 padelle, metto un po' d'olio d'oliva sia qui che a quest'altra padella. In questa piccola preparo per me la pasta, quella grande per tutti gli altri. Quindi inizio ad accendere il gas, vediamo. Ecco qui, come sempre, non si accende subito.
Vediamo. Ok, a posto, fatto. Metto metà pancetta, anzi un po' in più. Non posso mettere metà pancetta per la mia pasta, mi sembra un po' esagerato. Loro sono più persone, quindi ne devo mettere di più a loro e non a me. Vediamo. Ne lascio un pochino, dai, per me. Va bene così, sì. Poi metto un po' di pepe nero. L'altra volta io e Jenny abbiamo cucinato, vabbè, forse avete visto il video, il poke a casa. Salvatore non l'ha voluto proprio provare, ha detto di no. Invece io e Jenny l'abbiamo mangiato tutto, anzi Jenny ha detto che era buono, cioè che è venuto buono e che lo dovremmo rifare. Solo che io sinceramente preferisco più comprarlo fuori. Ma non riesco a capire una cosa, cioè come mai, anche se gli ingredienti sono gli stessi, poi comunque il sapore cambia, cioè c'è qualcosa di differente, ecco. È vero, Jenny ha detto che sicuramente cambiava il sapore anche per il fatto che comunque mancavano alcuni ingredienti, ad esempio a Jenny mancava l'edamame, poi non aveva gli arachidi, però cioè, alla fine non può cambiare così tanto il sapore solo perché mancano due ingredienti. Quindi non ho capito perché. Un attimo di rosse. Vabbè, giustamente è la stessa cosa anche per quanto riguarda ad esempio il Mac. Cioè se io preparo un panino con l'hamburger a casa e poi vado e lo mangio e utilizzo anche gli stessi ingredienti che magari utilizzano lì al Mac, poi quando vado a mangiarlo al Mac il panino ha totalmente un altro sapore. Quindi, giustamente, non lo so, forse avranno qualche segreto, qualcosa di differente che utilizzano, non vi saprei dire. Però, secondo me, il cibo comprato fuori e il cibo fatto in casa, proprio, è totalmente differente, ecco. Quindi sì, cioè, potrei rifare la poke a casa, però io preferisco comprarla più, cioè, già fatta, ecco. Perché secondo me è differente. Ok, allora, la pancetta per loro è pronta, quindi la metto qui. Guardate. Ora, per me taglio un po' di cipolla. Questa è troppa, mamma mia. Io preferisco più le cipolle quelle dorate, non queste. Queste rosse non mi convincono al 100%, però... Abbiamo solo queste, quindi utilizzo queste. Aspettate un attimo che la sciacquo, perché io ogni volta che taglio le cipolle, prima le sciacquo così non mi bruciano gli occhi, ecco. Non so se conoscete altri trucchi voi per la cipolla, per non piangere, ecco, durante tagliate le cipolle. Io di solito faccio sempre così. Ma mia mamma non so che cosa sta facendo fuori, cioè sta pulendo una scala, però fa dei rumori, quindi non lo so. Comunque sì, allora, mi avete detto un'altra cosa, perché vi ho fatto vedere che mio padre ieri sta pitturando il bagno. Allora, è vero, in quel momento non stava proprio pitturando, però non so il termine esatto di cosa stava facendo. E io ho detto pitturando perché deve pitturare il bagno, ecco. Però non so come, qual è il termine, ecco, giusto. Comunque lo deve pitturare, a prescindere. Ha detto che lo farà bianco, se non sbaglio. Mia mamma lo voleva grigio. Mio padre ha detto assolutamente no, che va fatto il bagno bianco, quindi... Comunque sì, mio padre sa fare un po' tutto, ecco. Ok, cosa devo prendere adesso? La salsa. Ovviamente qui c'è il pecorino. Aspettate che vedo se c'è la salsa nel vino. Sì, l'ho trovata. Ok, ho trovato la salsa aperta nel frigo, quindi utilizzerò questa. E vorrei aggiungere anche un po' di peperoncino. Ho questo in polvere. Dov'è? Qui.
Però è extra piccante. Non so se si legge al video, comunque è extra piccante. Quindi ne metterò pochissimo. Vediamo. Ovviamente ne è caduto tanto. Però noi mangiamo cibo piccante, è vero, però alcune volte, cioè, è esagerato anche per me. Ad esempio, l'altra volta mio padre ha fatto le verdure per me, per Jenny, le cimette di rapa. Durante la cena, sì, era per cena. E comunque, noi abbiamo mangiato queste cimette di rapa con un po' di pane, io e Jenny. E abbiamo detto al nostro padre: metti un po' di peperoncino, tanto a noi piace il cibo piccante, ovviamente. E Luca ha fatto, ha messo questo peperoncino extra piccante, però non ne ha messo un po', ne ha messo tantissimo. Infatti, le rape hanno cambiato addirittura colore, c'erano sfumate tipo rosse le rape. Quando noi abbiamo mangiato queste rape, cioè Jenny, poverina, è riuscita a finirle tutte, io no. Sinceramente, cioè, non ce l'ho più fatta, erano troppo troppo piccanti, erano proprio esagerati, cioè neanche con il pane riuscivo a mangiare, talmente c'era troppo peperoncino, e quindi le ho lasciate, ne ho mangiate più della metà e poi le altre le ho lasciate. Invece a Salvatore non piace il piccante, non lo mangia quasi mai. Comunque vediamo se, non so se questo giovedì o l'altro giovedì andremo al mercatino, perché è da tantissimo tempo che non andiamo più al mercatino e non vi facciamo vedere più nulla. E quindi vorrei portarvi di nuovo con me al mercatino, ecco. Magari compriamo qualcosa, non lo so. Noi di solito, vabbè, avete visto, compravamo al mercatino un po' di frutta, verdura, e ovviamente la salsiccia, la soppressata, tutte queste cose, gli insaccati, insomma, il pezzo di formaggio, il capicollo, proprio il pezzo di capicollo. E dobbiamo andare, ecco. Però se devo essere sincera, prima c'erano dei prezzi più bassi al mercatino, adesso ovviamente, ma come dappertutto, i prezzi sono più alti. Io sinceramente vado al mercatino di solito giovedì, perché allora qui lo fanno ogni giorno, c'è cioè il mercatino, però lo fanno in tanti posti differenti. Noi andiamo il giovedì apposta a Catanzaro Lido perché io voglio andare a vedere il mare, quindi con la scusa del mercatino, che lo fanno appunto proprio lì vicino al lungomare, ne approfitto, vado sia al mercatino che a fare una passeggiata al mare. Quindi per questo. Ad esempio, il sabato lo fanno proprio a Catanzaro, vicino al cimitero, e infatti mio nonno va sempre lì a Catanzaro perché lui, vabbè, sta tutti i giorni a Catanzaro, quindi ne approfitta. Quando il sabato fanno il mercatino lì, lui va a comprare, ad esempio prende il pollo, quello già arrostito che è buonissimo, o magari se la nonna chiede qualcosa in particolare va lì e quella prende. Ok, allora qui è pronto, posso chiudere il gas. Non so se vedete, aspettate. Comunque, ho fatto un sugo per la matriciana. Devo scegliere ancora la pasta da mettere. Sono indecisa, non lo so. Allora, qui ho gli spaghetti, però non voglio mettere gli spaghetti. Lì ho i rigatoni. Ho rigatoni o penne rigate. Adesso scelgo, e ovviamente qui c'è la padella con l'acqua. Però ancora non ho aperto il gas lì perché c'è presto, è troppo presto, no? Non posso mettere adesso l'acqua per la pasta, la metterò tra circa 15 minuti. Comunque, quando sarà pronta la pasta e anche le cotolette, vi farò vedere tutto. La pasta è pronta, ovviamente ho aggiunto il pecorino. Comunque, come pasta alla fine ho scelto i rigatoni. Adesso mangio le cotolette di pollo. Comunque, nel frattempo è arrivata anche Jenny. Vuoi salutare Jenny? Ciao! E niente, buon appetito a tutti. Ciao!